Buonasera e benvenuti amici di Fanner. Siamo qui al Circolo Sport City per la Prelega Calcio A8, il girone 1, la seconda giornata. Da una parte in maglia bianca il Multietna e in maglia blu il Soccer Club. A recuperare il pallone, il rischio con questo passaggio, la scivolata di Elgalmi, palla che termina alta, ha rischiato e non poco la difesa del Soccer Club in questa occasione. Comunque il pallone da Husni per il Soccer Club che prova a liberare il destro, ci deve mettere le mani Vega per metterlo in calcio d'angolo. Già battuta velocemente al centro, lancio lungo di testa a salvare ogni pericolo la retroguardia degli uomini in maglia blu. Ora provano una conclusione da centrocampo, l'errore di Vega e arriva il gol dell'1-0 segnato da Pabba. Il passaggio e regala una rimessa laterale in zona d'attacco al Multietna, il taglio di capo che non riesce ad arrivare. Il Galmi prova la conclusione con il destro, pareggia subito i conti il Multietna. Ottimo tiro quello del numero 2, 1-1. Poi il recupero nuovamente da parte del Multietna, il tentativo di Zaranski, facile in due tempi per Armardi la presa. Il contropiede per via centrale con il numero 11 Husni, che rischia di non riuscire a calciare. Poi si trova il pallone tra i piedi, fa partire il destro che però termina alto, che può rilanciare lungo. Controllato il pallone da Blasi, ancora Blasi. Prova il destro Blasi, palla che si spegne sul fondo. 2 contro 2 con Elgalmi sui piedi direttamente di Armardi, che è stato bravo a posizionarsi per difendere la sua porta. Per vie centrali, capo il tocco a cercare il numero 9 Zaranski, che non riesce a trovare la porta. Di palla da parte di Abdullah, che non riesce a servire nessun compagno. Ha recuperato la sfera da Husni, che prova la conclusione. Palla che si spegne altissima sopra la traversa. Dell'incomprensione tra i due giocatori del Multietna. Serve in area di rigore il numero 6 Mocha. L'ottima risposta da parte di Vega. 11 capo, probabilmente andrà a cercare in area di rigore un suo compagno. Viene battuto al centro, viene toccato il pallone. Ottimi i riflessi dell'estremo difensore. Sulla sinistra, il servizio in avanti a cercare il numero 6 Moccia, che non riesce a trovare la porta. Che occasione in questo caso per il Soccer Club. Servizio centrale, rischia di perdere il pallone, viene perso il giocatore del Soccer Club. Poi Elgalmi si divora un gol già fatto, però scivola con il piede d'appoggio, riesce a mantenere il possesso del pallone, fa partire il mancino, palla deviata che però termina tra le mani di Vega. Va a giocare sulla sinistra, prova la velocità Blasi, si porta il pallone sul destro, la conclusione, palla che termina fuori di fischio arbitrale. Un pareggio per il Soccer Club e il Multietna, un 1-1 che rispecchia quanto visto sul campo. Le due squadre si sono annullate e equilibrate alla perfezione.